Allora, adesso i premiati, suggerisco di non scappare, che così facciamo una foto tutti insieme. I ragazzi, se si possono un attimo accomodare. Adesso, visto che l'avevo promesso, anche se Giulio non è molto dell'idea, vi inviterei qua con Giuliano e conoscere i nostri due maestri. Nome? Giulio. Giuliano. Scusato? No. No. Ho appena fatto le nozze d'argento con la musica. Perché fai il maestro della giovanile Ambima? Beh, perché è un ambiente molto bello. Poi beh, io sono cresciuto in banda, figlio di musicista, quindi da piccolo mi sono avvicinato a questo mondo. E siccome ho avuto la fortuna io di crescere in questo ambiente, mi piace trasmettere quello che io ho appreso e far crescere l'entusiasmo anche in altri giovani ragazzi, in modo che abbiano questa opportunità anche loro. Un applauso. Poche parole. Con i giovani rimani vivo, rimani giovane. Vero, vero. Una cosa positiva dei ragazzi? Beh, cose positive ce ne sono tante, però ne dico giusto una, che forse è quella che diversifica di più lavorare con dei ragazzi e lavorare con degli adulti, che ogni aspetto, anche durante le prove e tutto, anche per quanto riguarda degli errori che possono capitare, viene comunque trattato col sorriso ed è comunque fonte di apprendimento, ma divertendosi. Vero. Una cosa negativa dei ragazzi? Ma direi che non glielo facciamo sapere, cose negative non ne hanno, però ogni tanto chiacchierano un po'. Ma sei solo quelli. Perché un bambino oggi, con tutto quello che c'è, con tutti gli svaghi e le opportunità, dovrebbe imparare uno strumento musicale a fiato? Allora, secondo me hai già detto tu la risposta, nel senso che è proprio questo. Con mille distrazioni che ci sono, e la maggior parte sono virtuali, questa è una cosa reale, cioè una cosa concreta che gli dà sia da un lato un apprendimento culturale, una disciplina e una crescita della persona, ma soprattutto dall'altro lato, rispetto a tutte queste cose virtuali, crea aggregazione e favorisce appunto queste dinamiche nella vita di tutti i giorni. Tu sei anche insegnante di scuola? Sì. Quindi chi meglio di te può parlare dei ragazzi, può parlare dei giovani, può spiegare che cosa attira oggi i ragazzi a suonare uno strumento invece che giocare a calcio, adesso senza nulla togliere lo sport, però... Ma diciamo che purtroppo sono pochi i ragazzi che si avvicinano alla musica suonata e i pochi probabilmente sono attirati da quello che fondamentalmente è la musica, è l'arte effimera, cioè, ti entra dentro e ti tocca. E purtroppo gli svaghi sono, rispetto alla musica, sono tanti, troppi forse, e anche perché la musica è bella, ti dà soddisfazione, ma devi impegnarti. Purtroppo. Cioè, è il bello, però, e non tutti hanno voglia di sacrificarsi. Vero, ma chi arriva, arriva comunque a dei risultati veramente notevoli, nonostante... Certo, certo, si sono veramente bravi nonostante siano molto giovani alcuni.
9 anni. No. 9. 10. Ti offre di meno? Vabbè. Va bene. E questa è anche una cosa molto bella di Anbima, che ha voluto e ci crede fortemente nei giovani, che sono i giovani accompagnati anche da tutte le persone che sono stelle al merito, le chiamiamo stelle al merito, che però magari non riescono più a fare la processione piuttosto che la marcia, a camminare o a suonare, ma possono insegnare tanto, insegnare lo stare insieme, aiutare nei corsi bandistici, sistemare anche comunque durante le prove, le gie e quant'altro. Io sono cresciuta in questo ambiente, infatti nonostante sia di un piccolo paesino dell'Astigiano, conosco tantissime persone, ma perché questo è il bello della musica, che ti permette comunque di interfacciarti con persone meravigliose, perché non è... una signora un giorno mi disse, una persona che suona non sarà mai una persona comunque cattiva, perché ci va anche del cuore per fare questo. Bene, i presidenti vogliono ancora fare un ultimo saluto, oppure possiamo lasciare ai ragazzi l'ultima parola? Bene, un bis.